Allora, buongiorno ragazzi, oggi vediamo l'esercitazione sul ponte di Wheaton, che come avete studiato a lezione è un metodo di misura di resistenza di medio valore. In particolare si basa sulla realizzazione appunto del ponte di Wheaton, all'interno del quale troveremo due resistori di valore diciamo, fisso e tra loro molto prossimo, in particolare da 1 kΩ. Un resistore variabile, in particolare un resistore variabile a decadi, e una resistenza incognita di cui appunto si vuole valutare il valore attraverso il metodo del ponte di Wheaton. Inoltre completano il circuito ovviamente una sorgente di alimentazione e un galvanometro a zero centrale che ha lo scopo di andare appunto a rivelare lo squilibrio, ovvero l'equilibrio del ponte che ci consentirà, come avete visto già durante le lezioni teoriche, che in condizioni di equilibrio di poter sfruttare delle relazioni diciamo, derivanti dalla topologia del circuito e che ci consentono poi di determinare appunto il valore di resistenza incognita. Facciamo giusto adesso una rapida panoramica sugli elementi appunto dell'esperienza, quindi gli strumenti e gli oggetti che utilizzeremo. Ne al solito prenderemo il serial number per poi riportarlo nella vostra relazione e poi passeremo al montaggio del circuito e all'esecuzione della prima misurazione. Dico prima misurazione perché poi, come abbiamo visto anche durante le lezioni teoriche, abbiamo anche la possibilità col ponte di Wheaton di implementare il metodo della doppia pesata per provare a migliorare ulteriormente l'incertezza di misura complessiva da associare al valore di resistenza ottenuto, che si otterrà semplicemente scambiando di posto le due resistenze R1 e R2 che per quanto come dire, potenzialmente gemelle o comunque molto simili, in ogni caso hanno delle piccole differenze e diciamo, utilizzando il metodo della doppia pesata tendiamo a compensare anche queste piccole differenze. Detto questo, allora adesso andiamo un attimo sugli strumenti e vediamo appunto i serial number e capiamo i vari oggetti che sono sul banco che ruolo hanno. Allora, innanzitutto abbiamo questo primo resistore da 1 kΩ, che è una delle due resistenze fisse, al solito qui troviamo il serial number, ovviamente se poi non dovesse essere molto leggibile dalla ripresa, diciamo, ve lo facciamo avere ovviamente. Poi abbiamo il secondo resistore, sempre da 1 kΩ, il cui serial number è riportato qui. Ok, Senti, non so se si riesce a vedere. un attimo. Ok. C'è anche lì un serial. Allora, in realtà Sì, questo la qui zero. è un altro identificativo. Spesso sugli strumenti potete trovare un serial number che è quello proprio del costruttore, ma anche diciamo, dei identificativi che vengono impiegati all'interno del laboratorio per identificare comunque, magari con delle sigle un po' diverse, ma comunque univoche lo strumento, l'oggetto stesso. Poi abbiamo il resistore a decadi, che come abbiamo avuto modo magari anche già di approfondire, è un resistore tipicamente di precisione e che, per il quale è possibile appunto variare il valore complessivo di resistenza agendo sulle decadi che lui mette a disposizione. In particolare, per esempio, partendo da sinistra, questa qui è la manopolina che mi consente di diciamo, andare a definire il valore del kilo-ohm di questa resistenza, quindi da 0 fino a 9 kΩ a seconda della posizione della manopola. La manopolina a fianco che corrisponde alla decade successiva mi permette di variare le centinaia di ohm e quindi ancora una volta da 0 fino a 900 ohm e così via fino ad arrivare all'ultima decade che è quella diciamo più col peso minore da un punto di vista in termini di resistenza che ci consente di apportare variazioni a questo resistore al valore di resistenza di 0,01 ohm per ogni scatto. Dopodiché abbiamo l'oggetto della. Sì, il serial number è qui. Questo Questo
Al solito, se voleste invece riportare il serial number interno del nostro laboratorio, potreste fare riferimento a questa altra etichetta. E poi abbiamo resistore, il componente incognito di cui vogliamo valutare la resistenza, che è questo qui. E questi sono gli elementi resistivi, diciamo, del ponte. Poi abbiamo il galvanometro a zero centrale, che è questo dispositivo di cui potete iniziare a notare innanzitutto il display, ovviamente analogico, a zero centrale perché dà la possibilità di misurare squilibri sia negativi che positivi, e una manopolina, una prima manopolina che consente di variare la sensibilità del galvanometro. Perché, come ricorderete anche dalla lezione teorica, poiché in generale all'inizio della misura non è nota, è noto magari solo l'ordine di grandezza di questa componente incognita, ma non è noto ovviamente il valore preciso, è bene generalmente inizialmente utilizzare una sensibilità bassa complessivamente del circuito e anche del galvanometro, in modo tale da non creare delle variazioni significative che potrebbero anche danneggiare la meccanica dello strumento, e quando mano a mano si arriverà a individuare decade per decade il valore più appropriato, a quel punto è possibile aumentare la sensibilità, quindi migliorarla per fare in modo da arrivare alla condizione di equilibrio, nella condizione di massima sensibilità possibile. L'obiettivo ovviamente, diciamo, dell'esercitazione è quella in generale di far sì da andare a trovare il valore di resistenza a decadi che mi consente di portare l'ago in corrispondenza quanto più vicino possibile allo zero, ma in condizioni di massima sensibilità, e quindi quando la manopolina sarà diciamo al valore massimo, che è di 0,1 nanoampere a divisione, cioè il valore più piccolo apprezzabile possibile dallo strumento, che è appunto quello in cui ogni divisione, quindi ogni raggiunge appunto 0,1, ha il valore di 0,1 nanoampere. Completano il circuito un alimentatore, ancora una volta un alimentatore stabilizzato in continua che ci fornirà una tensione stabile a 3 volt circa, e in effetti l'alimentatore non è direttamente collegato al circuito, ma lo è attraverso al solito un reostato a cursore a 3 morsetti che ci consente, come vediamo anche dallo schemino che è riportato sulla traccia, di rendere di fatto variabile la tensione di alimentazione del ponte che viene data appunto tra i punti A e B, tra i vertici A e B. In questo modo, diciamo, c'è la possibilità appunto di alimentare il ponte con varie tensioni di alimentazione, e anche qui solitamente si parte da una tensione di alimentazione bassa, che poi produrrà anche uno squilibrio basso qui sopra, quindi per gli stessi motivi di prima si parte da una tensione bassa per avere una bassa sensibilità. Dopodiché, mano a mano, durante, diciamo, l'esperimento, mano a mano che ci si avvicinerà all'equilibrio e si vede che si è raggiunto un limite sulla sensibilità, nel senso che le variazioni che andiamo a dare sulle decadi della resistenza a decadi non sono tali da produrre delle variazioni apprezzabili sul display, sull'ago del galvanometro, sulla scala del galvanometro, allora significa che abbiamo raggiunto un limite di sensibilità che dobbiamo oltrepassare, e quindi a quel punto che cosa si andrà a fare? Si andrà un po' ad agire sul reostato per cercare di aumentare la tensione di alimentazione ai capi di AB, in modo tale da rendere le correnti circolanti nel circuito maggiori e quindi più facilmente rivelabili dal rivelatore. E allo stesso tempo si andrà anche magari ad agire sulla manopolina del rivelatore, migliorando la sensibilità per cercare di rendere più evidenti queste variazioni che dovrebbero essere causate dalle variazioni della resistenza a decadi che utilizzeremo appunto per ricercare l'equilibrio. Diciamo così che l'ideale sarebbe quello poi di arrivare nella
a trovare l'equilibrio nelle massime condizioni possibili, nelle condizioni di massima sensibilità possibile, che equivalgono alla piena alimentazione del ponte, quindi diciamo con una tensione prossima appunto ai 3 volt, che sono quelli dell'alimentatore, e con la massima sensibilità raggiungibile dal galvanometro, e quindi 0,1 nanoampere a divisione. In quelle condizioni, se abbiamo raggiunto lo zero, avremo individuato esattamente il valore di resistenza RX di fatto, perché se ricordate dalle formulette, RX altro non è che R1 su R2 per RC, per cui essendo R1 e R2 praticamente identiche, di fatto abbiamo che il valore di RC letto lì sopra sarebbe direttamente il valore di RX voluto all'equilibrio. Quello che potrebbe invece più facilmente accadere nella pratica è che nelle condizioni di massima sensibilità non abbiamo raggiunto una condizione in cui il nostro ago si trova esattamente sullo zero, ma si trova un po' spostato. E quindi a quel punto ricorreremo ad un'interpolazione lineare che ci consentirà di individuare magari il valore intermedio tra due valori di resistenza individuati che permettono di andare a destra o a sinistra dello zero, per identificare quel valore intermedio appunto che dovrebbe corrispondere al valore all'equilibrio e che per motivi di sensibilità appunto non infinita del sistema non possono essere raggiunti, anche per via del fatto che noi diamo degli step discreti sulla resistenza. Detto questo, una volta che abbiamo completato questo primo set di misure, poi appunto implementeremo, smonteremo il circuito, o meglio, invertiremo le posizioni di R1 e R2 per implementare il metodo della doppia pesata, come abbiamo visto in teoria, durante le lezioni teoriche. Infine, un'ultima cosa da dire sul galvanometro. Come vedete, per quanto sia scollegato, lo strumento è già acceso ed è acceso da diverse ore. Perché? Perché il galvanometro elettronico è uno strumento che ha bisogno di un po' di warm-up abbastanza significativo, quindi deve raggiungere un regime termico significativo, cioè nel senso che richiede qualche ora prima di garantire il regime termico che dovrebbe a quel punto poi garantire sui risultati, diciamo nel caso specifico, sulla rivelazione dello zero e quindi degli squilibri. Se facessimo la misura a strumento acceso da poco, probabilmente i risultati che otterremo sarebbero diversi, sarebbero sballati, sarebbero diciamo poco affidabili, proprio perché lo strumento non ha raggiunto il suo regime termico, che come abbiamo visto anche quando abbiamo parlato delle caratteristiche metrologiche, del warm up necessario a molti strumenti elettronici per poter garantire le prestazioni dichiarate dal costruttore, è un fatto che è richiesto, a maggior ragione quando poi gli strumenti devono andare anche, soprattutto quando messi a lavorare nelle condizioni di massima sensibilità possibile, a dover sentire anche i 0,1 nanoampere a divisione, che sono ovviamente valori di corrente molto bassi. In quel caso diciamo non possiamo trovarci nel transitorio termico ancora dello strumento, ma possiamo sperare di fare delle misure affidabili con quei livelli di sensibilità solo se lo strumento ha esaurito il transitorio, e quindi lo abbiamo acceso già da diverse ore e ora lo possiamo iniziare a utilizzare. Tra le altre cose, lo abbiamo già anche azzerato attraverso questa manopolina, perché appunto la procedura del costruttore vuole che dopo che sia trascorso questo transitorio termico che dura qualche ora, poi andare a eventualmente azzerare lo strumento casomai l'ago non fosse diciamo in corrispondenza dello zero. Ok? E a questo punto adesso passiamo al montaggio del circuito. Ok, allora adesso iniziamo a montare questo circuito. Al solito cerchiamo di partire, come dire, dalla parte diciamo di alimentazione. Abbiamo l'alimentatore e vediamo che l'alimentatore, in particolare consideriamo il polo positivo collegato al resistore, al reostato R. In particolare quindi andiamo a collegare il polo positivo al reostato R da questo morsetto qui, da uno dei due morsetti fissi. Poi l'altro morsetto, diciamo così,
negativo dell'alimentatore ovviamente andrà sull'altro morsetto fisso del reostato e quindi abbiamo creato sostanzialmente questa maglia. Dopodiché cominciamo a montare tutto il resto. In particolare andiamo da questo punto a punto di incrocio tra R1 ed RX. Allora, innanzitutto iniziamo a individuare chi sono R1 e RX. Ricordiamoci che R1 è questo e questi qua sono i due morsetti che mi consentono di collegare appunto R1 al circuito, ed RX invece è questo qui, dove vedete i morsetti sono un po' diversi, sono a baionetta, non sono diciamo appunto a banana, però voglio dire possiamo comunque ovviamente anche collegarci in questo modo. E allora che cosa facciamo? Allora, innanzitutto creiamo la connessione tra, almeno in un punto, tra R1 ed RX e immaginiamo che questo punto sia questo. Ok? In questo modo abbiamo creato questa connessione, però questo punto deve andare, abbiamo detto, anche sul punto che abbiamo collegato direttamente al positivo dell'alimentatore. Quindi significa che, poiché il positivo dell'alimentatore sta qua, posso mettermi anche qui invece che sul reostato e vado su questo punto qui. Quindi abbiamo fatto anche questo collegamento. Dopodiché proseguiamo da questo lato qui. Da questo lato devo creare il collegamento tra R1 ed R2. Quindi tra R1 ed R2. Quindi prendiamo un altro cavetto e colleghiamo tra R1 ed R2. Dopodiché R2 cosa fa? Innanzitutto viene collegato a uno dei punti del resistore a decadi. Quindi prendiamo il nostro cavetto qui e lo andiamo a collegare su uno dei punti del resistore a decadi e poi, continuando sul resistore a decadi, il resistore a decadi è collegato innanzitutto all'altra estremità di RX, cioè quella che era rimasta ancora libera prima. E quindi, ovviamente, in quest'altro punto qua, perché i due morsetti, diciamo così, esterni del resistore per la connessione resistore a decadi a un circuito sono esattamente questi due qua. Dopodiché, praticamente, cosa manca? Manca ancora questo collegamento qua, quindi del punto B, che era il punto tra in comune tra RC ed R2, quindi questo punto qua deve essere collegato, RC ed R2, quindi questo punto qua, deve essere collegato al morsetto variabile del reostato, e quindi a questo qui. Infine, quindi abbiamo creato tutto, l'unica cosa che ancora non abbiamo piazzato nel circuito è il rivelatore, che va appunto posizionato tra i punti D e C, che sono esattamente, diciamo, il punto di congiunzione, quindi di collegamento tra R1 e R2, e il punto di collegamento tra RX ed RC. Prendiamo questi altri due connettori, questi altri due cavi, e quindi colleghiamo questo sul punto C, che dovrebbe essere il punto tra RX ed RC, quindi questo, e quest'altro che dovrebbe essere il punto tra R1 ed R2, e quindi questo qua. Quindi adesso di fatto abbiamo terminato il circuito. Vai. Ok, ora che abbiamo costruito il circuito possiamo passare ad alimentare e quindi poi ad eseguire la misura. Allora, c'è da dire che in realtà qualche indicazione sul valore iniziale da cui partire con resistore a decadi ce l'abbiamo, perlomeno per l'ordine di grandezza, per cui se andate a notare sul resistore a decadi io ho indicato come prima decade, ho riportato 0 kΩ, perché so che questa resistenza, diciamo così, dovrebbe più o meno essere intorno ai 600 ohm. Quindi abbiamo evitato già di aggiungere i kΩ qui, altrimenti anche con scarsissime sensibilità sia iniziali del rivelatore sia della
della tensione di alimentazione complessiva avrebbe portato già probabilmente fuori scala l'ago. Quindi, diciamo, questa piccola informazione iniziale che abbiamo, che come abbiamo spesso detto è utile in generale anche quando si fanno le misure, perché avere indicazioni su quello che si dovrebbe misurare, almeno sugli ordini di grandezza, consente di progettare al meglio la stazione di misura e la strumentazione, la procedura di misura stessa, la sfruttiamo in questo caso per partire per esempio dalla decade a 0 kilo-ohm. Cioè, in corrispondenza della decade da 1 kilo ci mettiamo lo 0 e poi partiamo, diciamo, dalle successive. Allora, prima cosa che facciamo, iniziamo a vedere se nelle condizioni di sensibilità attuale riusciamo a sentire la decade più significativa di quelle su cui io mi aspetto possa andare a fare delle variazioni. Allora, vedete cosa succede all'ago. Poiché l'ago si è spostato un po' verso destra, mi sta indicando che devo abbassare un pochino il valore per riportarlo sullo 0. Se vado su 4 mi riporta, sta un po' più giù, quindi significa che devo un pochettino aumentarlo, e quindi per esempio in queste condizioni ho una discreta sensibilità per sentire le variazioni di questa decade, cioè delle centinaia di ohm. Diciamo così che da questa prima indagine, ovviamente questa è una procedura iterativa, quindi mano a mano si arriverà a definire tutte le decadi, e in alcuni casi potrebbe pure capitare che bisogna tornare un attimo indietro sulla decade che si pensava già avesse raggiunto il valore più appropriato. Però, diciamo, da questa prima analisi mi sembra di capire che la resistenza, diciamo così, non può essere intorno ai 600 e passa, ma forse più intorno ai 500 e passa, nemmeno 400 perché sta troppo bassa. Quindi, diciamo così, iniziamo a immaginare di utilizzare questa, di fissare questa decade e di passare alla successiva. La successiva per adesso sta a 9. Se vedete, continuo, provoco delle variazioni adesso su questa decade, vedete, non solo sto andando nella direzione sbagliata, perché in realtà dovrei aumentare il valore per portare l'ago verso destra, però vedete come adesso, a parità di scatto, di numero di scatti, praticamente le variazioni che io ho su quel lago sono quasi impercettibili. E questo è proprio il problema che dicevo prima, cioè che magari nelle condizioni in cui ci troviamo adesso di alimentazione e di sensibilità del galvanometro siamo in grado di appunto essere sensibili a variazioni di questa decade, perché queste obiettivamente le vediamo. Ma già quando andiamo alla decade successiva, che provocherà delle variazioni più piccole, perché appunto provoca variazioni di 10 ohm alla volta, non abbiamo più quella sensibilità che ci consente di vedere poi se questo numeretto deve essere, se la decade deve essere aumentata o diminuita, diciamo, e figuriamoci anche sulle altre sarà ancora peggio, perché ovviamente se non sento le decine di ohm, figuriamoci gli ohm e così via. Allora, che cosa devo fare? Posso provare ad aumentare un pochino la tensione di alimentazione, per adesso senza aumentare, diciamo, la sensibilità del galvanometro, e vedere se la situazione è migliorata. Leggermente. Vedo comunque che qui sto già a 59 e, diciamo, se vado su 8 ovviamente mi allontano dall'equilibrio, probabilmente devo tornare un attimo sui miei passi. Cioè, invece di dire è 59, probabilmente porto questo a 0 e dico è 6. Ok? Vedete che l'ago è tornato, diciamo, sopra lo 0. Se vado a ridurre un pochino queste, vedete, non ho una sensibilità sufficiente tale da avere delle variazioni significative qui sopra, e quindi significa che se mi metto così sono andato troppo oltre. Mi metto così, sto abbastanza avvicinandomi allo zero, però evidentemente devo cercare di abbassare ancora il valore di resistenza, in particolare su queste altre decadi, però dove non ho ancora sensibilità. Allora, ancora una volta, cosa faccio? Un po' aumento la sensibilità qua, un po' l'aumento sul circuito di alimentazione e provo a vedere se ho raggiunto un valore decente.
Purtroppo mi sembra ancora di no, quindi significa che posso ancora un po' aumentare la sensibilità, magari anche agendo ancora sul galvanometro, e vediamo adesso se ho raggiunto dei livelli adeguati. Ancora no, però mi rendo conto ancora una volta di un fatto, che se io vado a leggere le decadi, ho 60004 e qua sto sopra il valore che dovrei ottenere per raggiungere l'equilibrio. Per cui significa che probabilmente devo ancora ritornare sui miei passi e riportare questo a 5 e magari questo a 9 e così via. Cioè, quello che mi sta dicendo adesso questa prova è che probabilmente il mio valore che mi porterà all'equilibrio è minore di 600 ohm. E quindi devo tornare un po' indietro. Nel fare questa cosa però non vado a, poiché dovrei andare ad agire su questa decade, su cui adesso avrò sicuramente una sensibilità elevata, perché ce l'avevo all'inizio quando stavamo nelle condizioni iniziali di alimentazione e di sensibilità, figuriamoci adesso che ho amplificato un po' il tutto. Allora, che cosa devo fare? Devo ritornare ad una condizione di scarsa sensibilità, rimettermi su questo e poi, vedete, mano a mano aumentare un po' la sensibilità per capire che valore dare. Vedete come adesso anche variazioni dell'ordine dell'ohm mi fanno spostare l'ago in maniera più significativa? Questa indicazione mi dice che devo scendere un po' col valore di resistenza, quindi inizio a scendere. Adesso sono sceso un po' troppo, aumento, allora inizio a lavorare sulla decade successiva, no? Perché se 8 mi portava a destra e 7 mi porta a sinistra, significa che il risultato dovrebbe stare tra 7 e 8. A questo punto devo un po' aumentare per portarmi sul 0, ma vedete, ancora una volta, ora che sto andando ad agire sulle decadi che pesano centinaia di milliohm, mi ritrovo un'altra volta in una condizione di scarsa sensibilità. E allora cosa devo fare? Aumento un altro po' l'alimentazione, aumento qui la sensibilità del galvanometro e vado ad agire su questa decade, dove vedete adesso inizio a sentire meglio. Sono arrivato qui al 3, ma sto circa 3-4 tacchette sopra lo 0, scendo sotto e sto una quindicina di tacchette sotto lo 0. Quindi significa che devo sostanzialmente riportarmi sul valore di prima per avvicinarmi più all'equilibrio, però ho un po' superato il valore giusto di resistenza perché sto sopra lo 0, quindi a quel punto che devo fare? Devo un po' diminuire questa decade. Ancora una volta, vedete, lo scatto che do su questa decade, questa volta è delle decine di milliohm, non è tale da, con la sensibilità attuale, di essere troppo visibile sul galvanometro, e quindi ancora una volta dobbiamo un po' continuare ad aumentare la sensibilità del circuito e anche quella del galvanometro. Siamo sopra, e quindi fondamentalmente, vedete, siamo arrivati a un punto in cui, anche se ho messo le ultime due decadi a 3,0, fondamentalmente sto ancora un po' sopra. Quindi che significa? Che probabilmente devo riportare questa a 2 e questa deve diventare per esempio 5, 6 o comunque il valore che adesso andremo a vedere. Per fare questo al solito cosa faccio? Poiché se io do adesso una variazione su questa decade, nelle condizioni di sensibilità rischierei di far andare fuori scala, fuori dal range lo strumento, l'ago dello strumento, allora per un attimo torno un po' indietro con la sensibilità, quindi la peggioro volutamente, riporto questo a 2, rimetto ad un valore che era prossimo a quello di prima, perché prima avevamo 30, adesso abbiamo 29, e
salgo con la sensibilità. Poiché sto leggermente sopra lo zero, significa che devo scendere. Però adesso mi sono di nuovo allontanato dallo zero. Siamo comunque in una condizione di sensibilità quasi ottimale. Questo mi dice che dobbiamo ancora un po' superare, dobbiamo ancora salire. E saliamo. Siamo quasi prossimi allo zero, non siamo però alla massima condizione di sensibilità. E quindi siamo arrivati adesso alla massima condizione di sensibilità. In condizioni di massima sensibilità, vediamo se riusciamo anche addirittura ad arrivare ad una tensione di alimentazione tale da, diciamo così, avere un'elevatissima sensibilità. Ovviamente non è detto che dobbiamo arrivare per forza a tre volte, dobbiamo arrivare ad una condizione, diciamo, di alimentazione e sensibilità del galvanometro tale da, vedete le ultime variazioni che mi mette a disposizione il mio resistore a decadi, però allo stesso tempo di non uscire dal range di lavoro del galvanometro. In queste condizioni vedete che se io do una variazione di 10 milliohm ottengo un'escursione del lago significativa che percorre quasi tutto il range. In particolare in queste condizioni ottengo che stiamo circa 24 tacchette sotto e abbiamo ottenuto il valore di 597.28 ohm. Segniamocelo questo valore perché è probabilmente il valore che utilizzerò per fare l'interpolazione lineare. Perché? Perché abbiamo capito che nessuno dei valori in queste condizioni di massima sensibilità del resistore a decadi mi assicura che io raggiungo direttamente lo zero, ma mi troverò con un valore che sta al di sotto dello zero, in particolare di circa 24 tacche, 23-24 tacche, e poi se invece mi sposto qui e vado su 597.29 ohm, mi trovo con circa 24 tacche però in eccesso rispetto allo zero. Quindi in questo caso l'interpolazione è proprio banale perché, diciamo, il valore che a questo punto equilibra la mia RX, visto che il numero di divisioni è identico sia a sinistra che a destra, è esattamente il valore medio fra i due valori che abbiamo prima riportato, ovvero 597.285 ohm. Quel valore potrebbe essere il valore che voi utilizzereste, diciamo, per fare per indicare che è stato raggiunto l'equilibrio e quindi da sostituire, diciamo, nelle varie formulette per ottenere la RX. Ora vi ricordo che da un punto di vista, come dire, di raggiungimento dell'equilibrio abbiamo terminato per quanto riguarda la singola pesata, però non è terminata l'esperienza per quanto riguarda gli aspetti legati in qualche modo alla valutazione dell'incertezza di misura. Perché? Perché abbiamo visto a lezione che al momento in cui noi raggiungiamo l'equilibrio, è vero che valgono quelle formulette che poi ci consentono di ottenere la RX, eccetera, eccetera, però abbiamo anche messo in evidenza come all'equilibrio io raggiungo l'equilibrio diciamo anche con un limite sulla sensibilità, no? Che abbiamo in qualche modo rappresentato attraverso una resistenza addizionale, quella RS di sensibilità, che abbiamo visto anche a lezione può essere valutata per esempio con un approccio a posteriori e quindi con un approccio sperimentale. E come si fa a valutare questa sensibilità sperimentale? Semplicemente prendendo, diciamo, ricordandosi dei valori che abbiamo appena diciamo, ottenuto, perché abbiamo visto che attraverso una serie di passaggi matematici, in pratica, e quindi attraverso anche delle proporzioni, in pratica la minima variazione su delta RC, su RC che riesco a dare, che noi abbiamo chiamato delta RC, mi produrrà in queste condizioni di sensibilità una certa variazione in termini di delta lambda, perché diciamo il lambda rappresenta, vi ricordo, proprio il numero di tacchette rispetto allo zero provocate, diciamo, dalla variazione del delta C, non rispetto allo zero ma rispetto ai due valori di resistenza, scusatemi,
E quindi una volta noti questo delta lambda e il delta RC, praticamente ci avete tutto per poter andare a stimare la componente di incertezza legata alla sensibilità e quindi legata a quell'RS. Per cui, anche se questi numeri ormai ce li abbiamo già, perché li abbiamo usati anche per di fatto per valutare la, diciamo, la RX finale, fondamentalmente voi ci avete che per una variazione di 0,01 ohm, quindi una delta RC di 0,01 ohm, provoca una variazione in termini di delta lambda, se ragiono che diciamo, la minima lambda che riesco a vedere è proprio la divisione, pari a circa 48 diciamo, tacchette, quindi 48 diciamo, piccole divisioni. Se invece poi volessimo essere un po' più come dire, ottimisti nel dire che riusciamo ad apprezzare anche una mezza tacca, allora a quel punto avremmo che il d lambda è 0,5 e il delta lambda è esattamente quello che dicevamo prima moltiplicato per 2, perché ovviamente a quel punto conteggiamo tutto in termini di 0,5 tacche. Detto questo, praticamente con la singola pesata, penso abbiamo terminato, abbiamo fatto tutto, dobbiamo a questo punto solo procedere con la doppia pesata e quindi smontare un attimo il circuito, ritornare alle condizioni di sensibilità precedenti, iniziali, perché ovviamente adesso dovremo ricercare un nuovo equilibrio e partendo da una condizione potenzialmente, diciamo così, non necessariamente identica a quella attuale, nel senso che il valore di resistenza che potremmo ottenere potrebbe essere comunque un valore, diciamo, un po' diverso da quello nuovo, perché, da quello precedente, perché comunque tiene conto di questa diversità circuitale di R1 e R2 principalmente, però in ogni caso conviene fare tutte queste operazioni a circuito spento e col galvanometro riportato nelle condizioni di peggiore sensibilità, in modo tale da evitare degli sbalzi dell'ago e così via. Va bene. Ok, allora, adesso che abbiamo fatto la singola pesata, abbiamo detto che è necessario invertire R1 con R2 per implementare il metodo della doppia pesata. In effetti è stato fatto questo, cioè nel senso che nel frattempo abbiamo invertito i ruoli di questi due resistori, ovviamente poi ricollegando il galvanometro e la resistenza RC così come avevamo fatto prima. Nel fare questo ovviamente abbiamo disalimentato il circuito e abbiamo riportato perlomeno la sensibilità del galvanometro al valore più basso possibile per i motivi che abbiamo detto prima. Tuttavia non abbiamo riportato il valore di alimentazione ad un valore diciamo di nuovo quasi nullo, comunque molto basso, perché tutto sommato è vero che R1 e R2 sono un po' diverse, però ormai noi un equilibrio l'abbiamo trovato, quindi questa diversità probabilmente potrebbe modificare le ultime decadi di questo resistore a decadi e quindi modificare queste decadi per raggiungere il nuovo equilibrio. E quindi piuttosto che ripetere tutta la procedura, che comunque ormai avete visto, una procedura iterativa diciamo, che richiede di giocare un pochino sull'alimentazione e di giocare un pochino sulla sensibilità, perlomeno fissiamo uno dei due parametri, ma giusto per velocizzare un pochino diciamo l'esercitazione. E allora cominciamo, andiamo ad alimentare il circuito e cominciamo a, vedete che pure aumentando la sensibilità non è che poi quest'ago si sta spostando tantissimo, no, dallo zero, proprio per quello che vi dicevo prima, perché comunque eravamo già abbastanza prossimi allo zero prima, no, all'equilibrio. Ora andiamo a verificare un attimo, diciamo, che cosa posso andare a fare per trovare questo nuovo equilibrio. Allora, se vado ad agire su questa decade qua, vedete, stiamo fuori, devo aumentarla, devo aumentare questo valore, mi riporta ad un valore un po' superiore, diciamo, allo zero, che significa che devo ridurre un po' il valore di resistenza, ma a questo punto, non potendo andare ad agire su questa che mi portava fuori scala, devo andare ad agire su questa decade dove ho ovviamente una minore sensibilità. Come vedete, ovviamente si sta abbassando un pochino il valore, sta andando verso lo zero. E se lo porto addirittura al minimo valore possibile per questa decade, l'ago si porta addirittura dall'altro lato. Allora, a questo punto aumentiamo un po'
la sensibilità e vediamo che cosa possiamo fare su quest'ultima deroga, anche se ad occhio già vi dico che aumenterà, ma non ci consente poi di, diciamo, raggiungere lo zero, che è quello che volevamo. Quindi significa che ancora una volta devo fare un po' di attenzione a come risceglierò queste decadi. Adesso stiamo concentrando l'attenzione nostra principalmente su queste ultime tre, perché è su quelle che ci aspettiamo a questo punto che ci possa stare qualche variazione. 7,09 abbiamo detto deve essere un po' più di 7,09, altrimenti stiamo troppo sotto e quindi troppo lontani dall'equilibrio. Vogliamo fare una prima prova, potrebbe essere 710, però per raggiungere 710 cosa facciamo? Riduciamo un po' la sensibilità, riportiamo la decade finale a 710 e vediamo cosa fa l'ago. L'ago sta ancora sotto, quindi significa che posso ancora aumentare. Io adesso inizierei ad agire sull'ultima, no? Decade, dove vedete mano a mano aumento e riesco, diciamo così, a portarmi sullo zero. Aumento ancora un po' la sensibilità, ma questa indicazione mi dice che devo ancora salire abbastanza. E questa invece mi sta dicendo che sono salito troppo. Quindi devo scendere, aumento ancora un po' la sensibilità, aumento e sono andato troppo oltre. Quindi che cosa significa? Già questa indicazione mi fa capire che il mio valore di resistenza sarà tra 597.18 e 597.17. Per valutare ancora una volta, diciamo, il valore più corretto, mi metto nelle condizioni, diciamo, di massima sensibilità e vado a notare una cosa abbastanza simile a quella che avevamo visto prima, cioè che nelle condizioni di massima sensibilità, in una condizione del genere, cioè con questo valore di resistenza, 597.17 ohm, mi trovo circa 23 tacchette sotto lo zero. Se vado invece ad 8, trovo circa a 23 tacchette sopra lo zero. Quindi che cosa significa? Che ancora una volta sono stato fortunato, perché lambda 1 e lambda 2 sono identiche, a meno ovviamente del segno, perché una è negativa e un'altra è positiva, però fondamentalmente questo significa che il valore di resistenza che questa volta equilibra il ponte, il valore di RC che equilibra il ponte, è compreso esattamente a metà tra 597.18 ohm e 597.19 ohm. A questo punto viene facile l'interpolazione, perché è proprio il valore medio fra questi due valori, visto che i due lambda 1 e lambda 2 sono identici. Ci resta solo, ancora una volta, da determinare sperimentalmente il contributo che è legato alla sensibilità che abbiamo raggiunto. Ancora una volta si ragiona nello stesso modo e quindi, partendo da questo valore di resistenza, diamo un delta su questo valore di resistenza, che significa un delta RC di 0,01 ohm, 0,01 ohm, cioè di 10 milliohm, e vado a conteggiare il delta lambda complessivo che corrisponde a questa variazione di delta RC, che ancora una volta è approssimativamente 23 tacchette per 2, circa 46 è questo delta lambda. Se poi vogliamo dire che apprezziamo anche, no, in realtà adesso si è un po' anche spostato di un altro tacchetto, ma vi rendete conto che ormai stiamo a dei livelli di sensibilità talmente spinta che diciamo questo minimo, diciamo, anche una modifica minima nel circuito, nella
diciamo, nel posizionamento dei cavi, anche per questioni magari di autoriscaldamento, può provocare qualche piccola variazione su queste, a questi livelli di sensibilità nella posizione dell'ago. Però diciamo, accontentiamoci di quello che abbiamo visto prima, e quindi che al variare di 0,01 ohm abbiamo ottenuto un delta lambda che è circa 46. Quindi il famoso delta lambda da mettere lì dentro nel caso il de lambda sia unitario. Okay? Detto questo, praticamente abbiamo anche terminato per la parte della doppia pesata. Di fatto avete praticamente tutto per poter, diciamo, calcolare anche l'incertezza di misura e ovviamente il valore di resistenza ottenuto in quel caso, nel caso della doppia pesata, come media geometrica ovviamente dei valori di resistenza ottenuti all'equilibrio. Vi volevo giusto far notare poi che per quanto riguarda le specifiche di questi oggetti che sono stati utilizzati all'interno, in particolare di questi resistori che sono stati utilizzati all'interno di questa esercitazione, ovviamente dobbiamo riferirci ai datasheet del costruttore, che nel caso dei resistori fissi tipicamente si presenta come un'accuracy del valore di resistenza espresso in percentuale. Quindi se non mi sbaglio, questo qui voglio giusto un attimo spegnere, non sta qui, eccolo. Praticamente questo resistore che stiamo vedendo qua da 1 kΩ ha un errore di taratura praticamente di 0,01%, quindi può essere considerato come l'accuracy, diciamo, sul valore di resistenza, che è di 1 kΩ nominalmente. Quest'altro invece, se non ricordo male, non indica qui ma su un altro documento, ma comunque diciamo possiamo ritenere che i valori siano assolutamente gli stessi diciamo che vengono utilizzati per questo resistore, quindi possiamo utilizzare lo stesso valore. Per quanto riguarda invece il resistore a decadi, le specifiche prevedono che il calcolo dell'accuracy, quindi poi il valore su RC, è un calcolo che tiene conto del fatto che bisogna andate a considerare le singole specifiche per singola decade, dopodiché una volta che è stato, come dire, individuato il termine di accuracy associato alla singola decade, poi combinare insieme questi vari termini per ottenere l'accuracy complessiva sul valore di resistenza che poi effettivamente è stato impiegato per raggiungere l'equilibrio. E quindi si ottiene, diciamo, il valore complessivo di accuracy sul resistore a decadi, da cui poi al solito se facciamo i soliti ragionamenti sulla distribuzione che magari può essere considerata rettangolare, poi da accuracy si divide per radical 3 per ottenere, diciamo, la sigma e quindi l'incertezza tipo eventualmente da associare al resistore. Va bene, detto questo direi che, diciamo, con questa esercitazione pure abbiamo chiuso e quindi finito Winston. Arrivederci.